Bello! Mamma mia! Silenzio! Professor Porrini. La sua mattonella. Bello! Eccolo! È già con un piede in finale! Tiri totali divisi in 10 turni da 5 tiri. Per ogni turno ci sarà un rigore, uno shootout, due tiri da fuori area e uno stop e tiro. Gli NBA sono tornati con una nuova sfida. Buona visione. Bella ragazzi, siamo gli NBA. È arrivato il momento delle semifinali. Che bello. Oggi sì, siamo in un campo nuovo. Intanto vogliamo subito ringraziare. Ringraziamo il Malerba di San Vittore Olona che ci dà la possibilità, ragazzi, di fare semifinali e finale. Spero, vediamo finale. Finale in uno stadio di Serie A. Vivo, boh. A San Siro. E invece qui al Malerba di San Vittore Olona. Ma io direi di iniziare subito a presentare i primi semifinalisti, ovvero il vostro amico contro il vostro nemico. Vabbè, allora addirittura nemico. Chi volete presentare voi? A vostra scelta, vai, chi volete presentare? Io presento l'altro. Il nostro nemico. Noi presentiamo il nostro nemico. Ah, parto io prima dal vostro amico. Ebbene sì, con la sua qualità, la sua classe, ormai è arte su YouTube Italia. Qui alle semifinali della Five Shot Tournament, Andrea Joao Porrini. Bella presentazione. Ti ho fatto una bella presentazione. Sei sempre il top per me. Oggi qui in esclusiva. Ma in esclusiva cosa che c'era la settimana scorsa? In esclusiva su Elei. Era un amico. Siamo cresciuti guardando i suoi video, sognando un futuro assieme. Ci abbiamo anche creduto per un certo istante. Eravamo contenti, una squadra perfetta. Oggi qui, signori, Riccardo Dosi. Neanche gli applausi. Gli applausi da solo, non ne frega un cazzo. Credete sempre in voi stessi, ragazzi. Never give up. Ciao, ti seguo dal provino della caserma. Che ti ho visto in nazionale, se non sbaglio. Dai, oh, che permaloso. Signori, anche oggi con noi il Panteron Dile. Buongiorno a tutti, buongiorno. Un onore. Allora, io prima di iniziare, mandarvi dal maestro. Rito? Fa lo scemo. Pari o dispari? Pari. Pari? Io dispari. Vai. Bim bum bam. 5, 8. Ragazzi, dovete... Ma, 5. Non è... Attenzione, perché in cabina di regia... Chi c'è? C'è, dicono... No. Due sosia separati dalla nascita. Allora, la settimana scorsa, vabbè, incredibile, Dose ha sbeffeggiato Dile dicendogli che Provedel le parava. Bruttissima roba. Vabbè, ma il karma arriva per tutti, ragazzi. No, anche quindi le tenebre arriveranno anche per te. Ma dici oggi o in finale? Non lo so. Oggi dura, te l'ho fatto già, non so se... Oggi dura, Daniel. Sì. Nid. Buonasera. Benvenuti. Buongiorno. Anche voi in esclusiva su Elei. Ciao Fede. Ah, vorrei ricordare una cosa. Riccardo Dose non ha mai sbagliato il primo rigore. Dai, vabbè. Oh, cioè, nei commenti che scrivono quell'infame di Luca Campolini, io ho messo like. Giuro. Sta lì. Tempo! Mamma mia! Piano! Dile! Gode il professore! Poi non cominciare cazzate, non è vero. Non è vero, io avevo sentito un ghigno. Abbiamo già strappato delle smorfie da parte di Riccardo. Sì, perché non può correre. Ma se secondo me è importante. Bello! Mamma mia! Sì, che gol di Richard Dose! C'è Carpani che c'ha il respiro, lui c'ha... Vediamo, questo è importante, Riccardo. Questa è sua. Questa è sua. Apre troppo il piattone. Giro a uno, professore. Va bene. Può allungare. È già con un piede in finale, prof. Non ha mai sbagliato il rigore. No, mai parato. Buongiorno, prof. Come sta oggi? Solito, quindi male, perché di solito quando la intervisto di solito sta male. Incrocio. Mamma mia, veramente.
edizione. Dile! Mamma mia! Guardate adesso come si sistema il bocco. C'ha la mossa del bocco. Si sistema il boccolo. Nidal o Nadal? Nadal. Mamma mia! La maledizione di Dose. Niente boccolo. Dile lo provoca con lo sguardo. Spira la Carpani. Dile. Dile risponde presente. Attenzione. Dal gol 9. 1-1. No, ormai il primo giro finisce 1-1. Finisce 1-1 il primo giro. Il gol invece. 1-1. Brutto. Criticati voi l'altra volta che abbiamo fatto 2, dai. Ridicoli. Bruttissimo. Bravi ragazzi. Ce l'avete. Signori, primo giro un po' così, però vabbè. La tensione e l'amicizia. Tensione, mica erano nemici, ma tu cosa dici? È lui che dice. Ma facciamo le chiamate da 45 minuti a giornata. Sì, ma non dirlo, sono robe private queste. Con ultimo in sottofondo. È ultimo bene. Dile, hai parato un rigore a Riccardo, tra l'altro. Però non sono ancora sazio. Non è sazio. Oggi la sfida di Dile. La sfida di Dile è parare un rigore a Paro che ad oggi non è ancora riuscito. Vedremo. Non ha mai sbagliato 2 rigori su 2. No, siete bene. Così è troppo. E non 2 su 2 non hai mai sbagliato. Veramente, ti diamo. Non so come si dice. Ti stai concentrando, concentrati, tira. E fai la rincorsa, Riccardo. 2 su 2 non è mai successo. Giro no. No. Dile col suo destro. Potrebbe essere un giro no per lui. Questo è importante. Bello. Bello lo stop. Sì. No. Si mette di mezzo il palo. Il giro a zero. Mangi i sogni. Prof, io non te la voglio fare, però non lo vedo in gran forma, Ricky. Ma vedi mai in forma? No. Non ha mai sbagliato un rigore. Mamma mia. Freddo, è sempre glaciale. Dile! Ma vuoi fare i tunnel? Gli shootout, la bestia nera. Adesso i tiri sono. Shootout, bestia nera di Porrino. Gli va in faccia, bro. Out! Porrino va domato. Out anche questa. Potrebbe essere un altro giro a vuoto. Ragazzi, eh? Attenzione. Questo lo fa però. È la sua questa. Apri. Centrale. Primo giro, secondo giro 2-1. Noi l'altra volta ci hanno criticato che abbiamo fatto 9, silenzio. Adesso portate rispetto per la gente anziana. La gente anziana e la gente sposata. Stanno brillando. Non stanno facendo i protagonisti. Nella semifinale. Vabbè, una challenge a caso, ben capito. Il bello di questa challenge è questo, ragazzi. Dici di più, Daniel. Va aggiornate. Vai, che tu sarai il prossimo. Sì, infatti, sto già mettendo le mani avanti. Dici. Che schifo che farò. Però se Lopez spara peggio. Però intanto. Lopez è troppo in forma. Vai via. Sto sbagliando tutto. Aspetta. Poi c'è da dire che tutta la cabina di regia tranne da Rema contro di me. Non è vero. No. Come no? Tu Fene che dice quelle cavolate. Lo confermo. Dai, cosa ha detto Fene prima? Allora, grave. Posso dirti? Ferma la corsa, che lui cerca sempre di anticipare. Ho capito. Solo questo. Fa mezzo passato e io metto all'altra parte. Gol. No, si incazza. No, vabbè. No, raga. Dio. Dai! Riccardo Dose deve resettare mentalmente. Eccolo Riccardo che volevamo. E trema il professore. Riccardo Dose potrebbe tirare una bomba. Riccardo Dose! Brutte le parole. E fa 3 su 4. Più rigore era 4. Per il 4 su 5. Potrebbe essere un girofuoco per lui. Bello lo stop. Dile! Aspetta. Aspetta che c'è qualcuno che ti vuole dire qualcosa. Smarcalo, cioè ti capisci? Cioè, smarcalo. A meno 2 da Dose. Non ha mai sbagliato un rigore. E continua a non sbagliarli. Freddo, è cinico. Out, sbaglia il terzo shootout consecutivo. Lì la bestia nera. Dile paralizza il giocatore sullo shootout. Quello è mangiato. Ma guarda che Dile anche a furia di fare sempre sta challenge è migliore. Guarda come hai scoperto sul secondo palo, Dile. Altro.
Alto il tiro del professore. Mommo! Che sfiga. Mommo! Sogno il 5-5. Queste sono le sue. Oh, troppo, Borrini. Non è forse la vostra miglior performance? No, assolutamente. Però l'hai ribaltata. Sì. Adesso va bene l'ultimo giro. Ti devi tranquillizzare solo sui rigori. Cioè, hai sbagliato 3 rigori su 3. Avresti già preso un bel margine. Ho sbagliato 3 rigori su 3 e ho fatto solo uno shootout. Cioè, quindi... quindi tutto si basa sui tiri da fuori. Praticamente. La volta scorsa invece era un po' l'opposto. Tu l'avevi detto, questa challenge è i rigori e gli shootout. Sì. Infatti la volta scorsa ho fatto bene per quello, stavolta. Va bene. Vabbè, per fortuna siamo entrambi in uniforma, perché sennò saremmo già 10-1. Sta cambiando la scarpa. Cambio scarpa. Proviamo. Ed è arrivato direttamente dalla fabbrica di Arluno. Si è cambiato gli scarpini. Sì, ma non è detto che cambia la situazione, eh. Vabbè, però facciamo un tentativo. È già un messaggio importante. Sì, bravo. È un messaggio importante. Sei sotto di uno, ma tu non soffri la pressione. Cosa vuoi dire alle persone a casa che ti seguono e che ti supportano? Speriamo che Riccardo faccia 0, così c'è possibilità di recuperare. Ragazzi, il pubblico vuole il 5. Stavo dicendo una cosa, però. Pensate se uno spettatore da casa ci vede per la prima volta oggi giocare a calcio. Che cosa penserebbe? Bella figura. Due bei giocatori. Questa è la chiamerebbe la play to give. Dire il livello degli altri. Come play to give? Chiamerebbe la play to give per farvi giocare in terza categoria. Perché quindi sono scarsi. Sono scarsi, vuole la play to give? Eccolo! Si sblocca mentalmente! Qua esagera. Qua esagera. Cocci! Ah, sulla campana. Uno. Con questo può andare a più 3. Sì! Ci va! Riccardo Dose! Ci va! Prof, c'è poco da dire, Ricky ha più 3. Sono tanti, eh? Sono tanti. No, no, infatti, cioè, veramente, cioè, confido in te, cioè, io so delle tue potenzialità. Borrini, che non ha mai sbagliato un rigore. E continua a non sbagliarlo, incredibile, professore. Oh là là! Ah, ma allora tira ogni tanto, Giovanni. E caccia. Ma Porro, non è finita? Mia. Non è finita. Tanti palli così solo in discoteca, Porro. No. Detto da te. No. Dile. Dile. La tiene lì. Professor Porrini. La sua mattonella. Oh là là. Pari. Rimane l'ultimo giro. Vieni, vieni, Dile, mettiti vicino al tuo idolo. Sì. No. Sì. Allora, anzitutto in questo momento c'è sempre un rito. Maestro, è giusto fare, ma devo dire chi vince. Non ha mai sbagliato. Non ha mai sbagliato il maestro. Maestro, grazie. Chi andrà in finale? Il maestro non ha mai sbagliato, ricordiamo. Sì, indovinato. Mi dispiace, Ricky. Ma ci va in finale, prof. Anche lui a remare contro Adolfo. Attenzione! Botta e risposta secco. Chi passa? Prof. Chi passa? Dose. Chi passa? Prof. Chi passa? Minchia che... Vabbè, è cosa vuoi che dica. Chi passa? Dose. Dose. Prof. No, io non mi sbilancio. È giusto. Dai, non sbilancio. Attenzione! Remano tutti contro Dose. Anch'io. Lì dietro chi passa? Anch'io, perché ho detto prof. Dose. Prof. Non diciamo più niente. Dai, forza, bocca al lupo. 50 proprio. Vabbè, Ricky, ovviamente era un modo per spronarti questo. Non sono mai teso così. Sei teso come una corda di violino. No, addirittura non riuscire a parlare. Da tanto che non ero teso così. Da tipo l'ultimo spettacolo a teatro. No, dagli esami di terza media. No, la Madonna, non ero teso io, non sapevo un cazzo. Gol. Bellissimo. Incrocia. Bello! Troppo basso. Minchia, quando fai questi due gol qua vai a tirar sereno, però. Hai sbagliato, non è da dire. Bello! Ragazzi! Ragazzi, bello. Riccardo Dose! Sognato, come solo lui sa fare! Ho sognato un 5 su 5. Questa è l'incrocio. Cocci! Ultima palla. Questa è bella. Spreca, adesso c'è un gran tiene spreca. Vivo il professore. Te la sei mangiata questa, Ricky, eh? Ora Porro, sta tutto nei tuoi piedi. Io, ecco, questo qua spero non venga messo. Più di dirti buona fortuna, non so cosa dirti. Quando vuoi. Il rigore è tutto qua. Ecco, è importantissimo. Infatti si sta un po' cagando sotto.
E invece! Ma che classe! Sempre dovrebbe farlo. Cioè, come fai non a non lo so, va a dire comunque è agile. Sì, ho capito, ma fighi, cioè, si muove troppo veloce. Questo è fondamentale. Dile! Ma se finisce pareggio, rigore fatto. Attenzione! Porra, hai due tiri per pareggiare Dose. Attenzione, ultimo tiro per Porrini. Mamma mia. Rovine! Non ci credo. Dose salvato da Dile! Dile manda Dose in finale! Mamma mia! Io non so voi, sta palla rallenti. Mamma! Sembrava Ter Stegen Lewandowski quando Ter Stegen ha parato di... A rallenti l'ho visto. Incredibile. Mamma mia, il finale! Non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Carpani e Porrini. E tutti zitti. Che culo. E perdi in finale con Data. Oh, ma lui mi rima... cioè... No, io tifo Dada, io tifo Dada. Io ormai l'ho detto. Ma perché il balletto può attirare più ragazzini. Sono sbilanciato. Sogno Danieli, sono in infatti, per la finale in Dada si è già allontanato. E si è andato su verso la panchina. In finale o uno o l'altro ballano entrambi. È vero. Riccardo, nonostante tutti remassero contro di te... No, io ho detto Dose. Anche io ho detto Dose. Io ti seguo da 10 anni. Tutti hanno detto Dose, oh. Adesso tutti hanno detto... Oh, andiamo a riprendere... No, è vero. Carletto, rimandiamo! Prof. Chi passa? Dose. Chi passa? Prof. Chi passa? Minchia che... Vabbè, è cosa vuoi che dica. Chi passa? Dose. Prof. No, io non mi sbilancio. Non sbilancio. Attenzione! Rimano tutti contro Dose. Lì dietro chi passa? Anch'io, perché ho detto prof. Dose. Prof. Sei il primo finalista. Chi speri di affrontare e perché? Beh, io penso che sogna il derby, no? Sai, sapete qual è la risposta? Io spero di affrontare Dadda perché chiunque vinca comunque è una vittoria. Incredibile, allora, incredibile. Carpani nelle qualifiche fa il record. È vero. Il prof va 28. Carpani in contradose. Sembrava me. Poi Porrini in contradose. No, non dirlo, no. Sembravi fratino. Così è meglio. Oh, però c'è da dire che devo anche ringraziare Dile. Il Panteron, il discepolo di Fene. Grazie per i 500 euro, Ricca. Ricca, chiudi come solo tu sai fare. E annuncia la prossima semifinale. Ragazzi, la prossima semifinale sarà tra Michael Jackson, Daniel D'Addetta e il Toro Lopez. Mi raccomando, rimanete collegati la prossima settimana, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video.